cancello principale. Vedi, a me il cimitero mi dà un senso di ottimismo. Vedi, anche a me. Mia madre sta qui. Mio padre invece non l'ho nemmeno conosciuto. Io sì, purtroppo. E ha fatto tanto soffrire la mia povera mamma. Anche mio padre. Però la mia mamma non l'ha nemmeno conosciuto. Eppure guardi, anche se non se lo meriterebbe proprio, io e mio papà lo rispetto pure da morto. Eh beh, analogo. Sono fatta così. I sentimenti sono l'unica mia ricchezza. Vive nell'indigenza? No, no, ricamo con redditi da sposa. Ah. E mi dà di che vivere onestamente. Vabbè. Io abito in via dei Banchi Vecchi. Di solito prendo quest'autobus, poi a Ponte Milvio prendo il 97, poi il 92, faccio un pezzo di strada a piedi e... Va bene, sa, lo diceva anche la mamma. Ma lo sa che abito lì vicino a lei? Sto a Campo dei Fiori. Ah. Ma con l'autobus ci metteremo più di 2 ore. Io torno sempre a casa prima che faccia buio. Allora bisogna prendere un taxi. Ma cosa fa? Non vorrà mica obbligarmi a prendere un taxi. Ma cosa fa? Va verso i taxi? E allora bisogna prendere il taxi. Senti un po', Archimede, metti a posto lo specchio. Perché? Che c'ha lo specchio? Io ho fatto una modifica all'apparato retrovisore di un tuo collega, che si vedeva tutto, anche quello che c'era nel baule, chiaro? Metti a posto. Ti piace Roma di notte? Io camminerei fino all'alba. Ti piace Torino? Ecco, io sono arrivata. Questa è la mia modesta dimora. Ah, molto bella. Mi presento. Piacere, Cacciamani Aristide. Piacere mio, Giliberti Claudia. Beh, io devo andare. Mi chiuderò nella mia solitudine aspettando che passino queste 3 settimane che ci separano dal 2 novembre. Il giorno dei morti? È analogo. Io andrò a trovare la mia mamma. E io i miei genitori. Ah. Beh, arrivederci. Grazie.